sente un po' forte. Mi sentite? Se iniziate a accomodarvi, tra poco iniziamo, grazie. Buongiorno, se vi potete accomodare. Romeo, sei tu Romeo? Vieni qua. Avanti, non siate timidi. Dai, sì. Buongiorno, io sono il K2RD, mi conosci intanto, c'è gente giovane penso, nemmeno più giovani, poi c'è gente vecchia, cioè nemmeno più di 14 anni fa, e quindi va benissimo. Da parte mia io devo ringraziarvi, anche se non siete qui tutti presenti, perché la CTU viene fatta da noi di qui, ma con voi di lì. Perché se voi non ci siete, la CTU non credo che possa funzionare. Vi racconto un attimo di storia, perché devo ringraziare i collaboratori che abbiamo avuto, che per età, come me, vicino agli 80, stiamo passando la mano, anche se io non la passerò, perché Stefano non vuole, credo, o meno. E quindi, cioè, ringrazio Fausto, ringrazio Maurizio, ringrazio Sergio, ce l'ho dimenticato, vabbè, ringrazio anche noi, ringrazio le mogli di chi, ha lavorato con noi, un bel gruppo, una certa età, da quest'anno, l'anno scorso non potevo esserci, era un'occasione completamente diversa a livello personale, quindi mi è spiaciuto. Stefano ha fatto con i ragazzi un bel lavoro, perché ha portato avanti, anche se non c'era, una certa situazione. Io ci sarò, se buon Dio mi lascia la salute, sempre a collaborare in maniera diversa, nel senso buono della parola, però sono contento di vedervi e così. Io poi ho un messaggio molto semplice, ma vedo che non c'è VLB, non c'è Giuseppe, perché i conti sono fatti sì di pesci grossi e pesci piccoli. Io ritorno 15 anni fa, dico 14 anni fa, perché è stata la prima relazione di Giuseppe, ci ha insegnato che ci sono i pesci piccoli e i pesci grossi, e senza i pesci piccoli i grossi non fanno niente. È un consiglio che vi do a livello anche di rapporti umani, perché io vengo miracolato, perché sono qui miracolato veramente. Ho fatto dei mesi e mesi. Dai Romino, dai! Bravo! Sul più bello ti lascio andare. Vi racconto una cosa, è un'emozione come se dovessi partire per la prima volta. Cioè, io per la prima volta tornato da un'ischemia, quindi da quasi 4 mesi di ospedale, così non voglio raccontare tutti quei fatti lì. Quando sono entrato, perché io sono un credente in chiesa per la prima volta, mi sono chiesto perché c'ero, come mai ero lì. Stesso discorso, ve lo ripeto a voi oggi. Pronto? Ve lo ripeto a voi perché per me è come ripartire da zero con voi, col cuore. Io ho sempre fatto le mie cose per quello che sono capace, per quello che ho messo sempre la mia buona volontà,
con Stefano, con Guido, con tutti, ecco, bravo Guido, era quello che mi ero dimenticato prima. E così, siamo qui ancora, da parte mia sicuramente così, però vorrei e desidererei che dietro a quello che è la gara, che uno vince, l'altro diventa secondo, l'altro c'è anche l'ultimo, ci sia dei rapporti umani importanti, che dopo la gara ci sia amicizia, ci sia un qualcosa di veramente più profondo. Io lo sto provando, verso tutti voi, manca qualcuno, ma poi si riempirà come solito all'inizio, sono sempre pochi. E quindi vi ringrazio di tutto, vi ringrazio di avermi supportato e sopportato in tutti i miei sensi. Vi auguro un buon lavoro, mi fermo anch'io un pochino a riposare perché la mia autonomia è quella che è, però sono contento di essere in mezzo a voi. Vi ringrazio, buone cose, ciao. Aspetta un attimo. Sì, io ti volevo ringraziare a nome personale e del consiglio direttivo per tutto quello che stai facendo e che hai sempre fatto per noi, perché ormai per chi fa DS Montichiari è la nostra casa, è un riferimento. Perfetto Mauro, io mi sono dimenticato del microfono quest'anno. Microfono. Microfono. Ce ne abbiamo due. Però. Sì, ma uno fa schifo. Dall'aria abbiamo avuto una soddisfazione anche della sezione. Che hanno compreso, scusate se dico compreso non voglio offendere nessuno, anche te fai parte dei vecchi, di quelli così, giovanili, perché ho visto che sta prendendo piede interesse da parte dell'area nazionale nei nostri confronti, che siamo sempre stati un attimo, non dico isolati, forse l'abbiamo voluto anche noi, perché bisogna essere sinceri, a volte si è egoisti, eccetera, eccetera. Però sono torno ancora al discorso iniziale. Abbiamo bisogno di tutto e di tutto, quindi dell'area che è la nostra associazione che noi, in cui crediamo, e questo io ci ho sempre creduto anche se non sono mai stato capito perché ero una rogna, quindi non posso dire che ero semplice da gestire, non sono semplice neanche adesso, quindi da gestire, io vedo le mie figlie che mi vogliono gestire ma non ci riescono. E quindi, però ringrazio l'area perché veramente, finalmente, lo vedo dei nostri, non radioamatori che possono criticare o meno, ma radioamatori che partecipino, e quindi è importante che abbiano questo supporto, perché tutti noi, ognuno di noi ha qualcosa da dare e da dare agli altri. Mauro, io ti ringrazio vivamente. Quello che tu dici è vero, l'ARI è una situazione come tutte le associazioni che periodi di alti no, e di bassi. Beh, lo sono d'accordo. Tu sai che rapporti? Io sono sempre venuto. Con te, cioè, lo so, o con Cappello ARI, o con uno JQJ sono sempre venuto. E sono sempre venuto perché... Io sono sempre invitato. Sei un amico. Lo so, quindi è bello però, anche questo. Cioè. Però è anche giusto che l'ARI in qualche modo possa riconoscersi la realtà e tutto quello che tu hai fatto. Ma no, ma va bene. Abbiamo deciso... Non aver deciso niente, non merito di darti una medaglia a merito. Bravo, hai fatto parlare. Bravo. Avremmo dovuto dartela prima, però come hai detto tu giustamente ci sono state delle condizioni diverse in consiglio direttivo. Oggi sono le condizioni migliori per lavorare. Amici, tra amici, questa è la cosa importante, sarà dovere unire. Io mi sento emozionato proprio dal fatto, dal vostro affetto, sono l'ultimo degli ultimi perché non ho mai voluto mettermi, non mi interessa mettermi in forma a lavorare per voi, quindi diventa un discorso, è una cosa che io non merito perché me la date voi. Però dentro di me non ho mai cercato un successo mio personale in questo. Questo ve lo dico perché ho fatto le gare anch'io come voi, ne ho vinte in B, ne ho vinte, ho fatto delle cose splendide in tante anche altre frequenze, ho fatto di tutto. Mi manca niente di niente, mi è mancata la salute un attimo e adesso riprendo. Quindi, buon lavoro ragazzi, sì. Vi ringrazio ma non... Grazie.
allora sei contento, Romeo? Grazie, grazie. No, no, aspetta, aspetta, oh, il portamedaglia qua, il valore civile. No. Grazie Mauro. Va bene, grazie, grazie ancora, grazie Mauro, grazie Cristian.